Mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Un Dante rock e moderno attualizzato nel racconto di Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, attualmente firma del Corriere della Sera, e letto e interpretato dall'inconfondibile voce di Piero Pelù, già avvezzo a cantar di diavoli nella sua lunga carriera di leader di Litfiba. È stata questa la versione del sommo poeta che è andata in scena sul palcoscenico dell'Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, nello spettacolo Arriveder le stelle, su regia di Angelo Generali, tratto dall'omonimo libro di Aldo Cazzullo, edito da Mondadori. Organizzato dalla Best Eventi e prodotto da Corvino Produzioni, lo spettacolo ha ripercorso l'esperienza di Dante nell'inferno della Divina Commedia. Attraverso l'incontro dei grandi protagonisti danteschi, Aldo Cazzullo e Piero Pelù hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio tra i gironi dell'inferno, dove la storia diventa incredibilmente attuale nelle voci di personaggi grandiosi e maledetti che neppure 700 anni di storia sono riusciti a impolverare. Aldo Cazzullo, come nasce questo spettacolo? Ero a Palazzo Vecchio, era l'ultimo giorno di libertà prima del lockdown, quello dell'ottobre 2020. Presentavo Arrivedere le stelle, il libro sull'inferno, cui adesso è seguito Il posto degli uomini, il libro sul purgatorio. E Piero Pelù è venuto a vedermi e alla fine mi ha detto: se hai bisogno di un rocker che legga Dante, io ci sono. E ho pensato che nessuno meglio di un rocker potesse non solo leggere ma interpretare Dante e anche cantare canzoni che consideriamo imparentate con la Divina Commedia. Se Dante Alighieri avesse scritto oggi la Divina Commedia, cosa sarebbe venuto fuori? Un quadro non molto diverso. Ai serva Italia di Dolore Ostello, scrive Dante, perché siamo troppo divisi tra noi. L'Italia non è poi così cambiata, gli italiani continuano a essere un po' troppo divisi tra di loro, ma continuano a essere capaci di cose straordinarie. E veniamo a questo Arriveder le stelle, che è anche di buon auspicio, diciamo, considerando il periodo non proprio felice a livello storico che stiamo vivendo. Chissà quando è che torneremo a riveder le stelle. Beh sì, con la pandemia abbiamo vissuto un po' tutti una sorta di purgatorio in terra. A me fa piacere intanto far notare che la Divina Commedia è anche un viaggio in Italia. E ovunque giri l'Italia Dante suona, i suoi versi hanno un senso, i suoi sentimenti sono i nostri sentimenti, i peccati di cui parla sono i nostri peccati. E col massimo lui aggiungerebbe forse il girone dei narcisisti, ecco, di quelli che si fanno i selfie, di quelli che pensano: io non ho il Covid, quindi il Covid non esiste, non mi devo vaccinare. Insomma, l'insegnamento di Dante è più che mai attuale, a cominciare dalla lingua. E tantissime espressioni coniate da Dante noi le usiamo ancora adesso. Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole, più non dimandare. Non esiste modo più letterario di dire a qualcuno: fatti i fatti tuoi. L'Ulisse di Dante è il primo uomo moderno, perché la modernità non nasce con la saggezza, nasce con l'ignoranza, o meglio, dalla consapevolezza di essere ignoranti. L'uomo, come già Socrate, sa di non sapere e quindi si mette in viaggio. E dove li metterebbe oggi Dante i personaggi che siamo avvezzi anche a vedere? I due Matteo, Salvini e Renzi, sono perfetti per il girone dei superbi. I racconti, beh, la Meloni piuttosto il racconto, no? Si arrabbia facilmente. Gli accidiosi, quelli che non si scandalizzano davanti al male e non amano con sufficiente ardore il bene. Gli accidiosi sono i grandi democristiani, no? I Forlani, gli Andreotti, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Tra gli avidi di denaro, di potere, me ne vengono in mente tanti, sicuramente il cane miliardario della Cirinna, ma temo anche altri, mentre Berlusconi penso che pretenda di essere tra i lussuriosi. Grazie a Piero Pelù. Grazie Aldo Cazzullo.